Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Nelle ultime settimane Nintendo è riuscita a cogliere un po' tutti di sorpresa e grazie a una serie di eventi usciti fuori dal nulla e presentazioni inaspettate, gli utenti Switch troveranno sicuramente pane per i loro denti per questo fine 2020 e inizio 2021. Tra il prequel di Breath of the Wild, le remaster di Pikmin 3 e Super Mario World, senza contare la recentissima Super Mario 3D All-Stars, ci sono parecchi titoli in grado di catturare l'attenzione dei più, nonostante l'imminente arrivo della next gen. Ma il mese di dicembre è ancora scoperto e secondo me possiamo aspettarci qualche altro annuncio importante nelle prossime settimane. Quindi ho pensato di fare una lista dei giochi più attesi per Switch che sono stati presentati ufficialmente ma che poi sono spariti dai radar. Alcuni sono stati rimandati, altri hanno fatto perdere le loro tracce. Scopriamo insieme quali sono i titoli AAA e le produzioni indie che mancano all'appello e che potrebbero fare un inaspettato ritorno da un momento all'altro. Come al solito, prima di iniziare vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Rompiamo gli indugi e iniziamo subito dal vero elefante nella stanza. Quel Metroid Prime 4 annunciato in pompa magna nel 2017 per generare hype intorno alla Switch, sparito clamorosamente nel nulla. L'ultimo aggiornamento ufficiale risale al 2019, quando Nintendo, scusandosi col suo pubblico, ha annunciato la ripartenza da zero del progetto e l'entrata in scena dei Retro Studios, il team responsabile della trilogia originale. Difficile dire quale sia lo stato della lavorazione, ma visto che siamo ormai a settembre inoltrato e del gioco abbiamo solo un logo provvisorio, direi che è altamente improbabile riuscire a vedere Metroid Prime 4 prima della fine del 2021. Discorso molto simile per Bayonetta 3, annunciato ormai anni fa con un teaser trailer per poi finire nel dimenticatoio. A poco è servita la pubblicazione della collection con i primi due capitoli, dell'action sopra le righe di Platinum Games non è stato mostrato ancora nulla e pertanto manca una data di uscita o anche una ipotetica finestra temporale di lancio. Il creatore Hideki Kamiya ha più volte rassicurato i fan che il progetto prosegue a gonfie vele, peccato che negli ultimi tre anni Platinum Games si sia gettata in una moltitudine di avventure, ma nessuna riguardante la strega di Umbra. Se qualcuno poi riponeva ancora qualche speranza nel vedere il seguito di Breath of the Wild nel 2020, beh, direi che la presentazione a sorpresa di Hyrule Warriors Age of Calamity ha tolto ogni dubbio a riguardo. Anche Eiji Onuma ha rassicurato i fan che il progetto sta procedendo secondo la tabella di marcia, e generalmente mi fido molto di più di Onuma che di un troll come Kamiya. Per questo penso che anche per Breath of the Wild 2 se ne riparlerà fra un anno, verso la fine del 2021. Una finestra di tempo adeguata per garantire al team di sviluppo di chiudere in tutta tranquillità uno dei seguiti più attesi della generazione e farlo poi ricadere all'interno dei festeggiamenti per il 35esimo anniversario della serie. Un altro grande brand che ha segnato le console Nintendo dai tempi della Wii è quello di No More Heroes. Dopo il particolare spin-off incentrato sul multiplayer in locale, Travis Strikes Back, e le continue apparizioni del game designer Goichi Suda, ero ormai sicuro che l'annuncio della data ufficiale del terzo capitolo fosse ormai dietro l'angolo. Purtroppo, molto probabilmente a causa della pandemia, il gioco è stato rimandato ad un generico 2021, lasciando molti fan con l'amaro in bocca. Non ci resta che sperare in una collection dei primi due episodi per ingannare l'attesa, o magari nel ritorno inaspettato di un altro grande classico firmato Suda 51, Killer 7. E a proposito di produzioni che se non altro hanno avuto la premura di annunciare i ritardi delle lavorazioni, anche Sports Story, il seguito di uno degli indie più geniali presenti sull'eShop, ovvero Golf Story, è stato ufficialmente rimandato con un delay trailer, una mossa che si sposa perfettamente con l'irriverente ironia che ha caratterizzato la serie fino ad ora. Sports Story, a quanto pare, espanderà così tanto il mondo di gioco visto nel primo capitolo che Sidebar Games si è ritrovata tra le mani una produzione che è andata ben oltre le aspettative iniziali. Per quanto sia dispiaciuto del ritardo, allo stesso tempo sono felice che il team di sviluppo si stia prendendo tutto il tempo necessario per confezionare un titolo curato fin nei minimi dettagli, e poi questa può essere l'occasione perfetta per recuperare Golf Story, gioco imperdibile all'interno della libreria indie Nintendo Switch. Sempre rimanendo dalle parti di quell'indie world di fine 2019, non dimentichiamoci di Axiom Verge 2,
seguito di uno dei Metroidvania indie più interessanti degli ultimi anni, estetica ripresa direttamente dal periodo 8-bit, mappe intricate e connesse tra di loro e un focus particolare sull'esplorazione attraverso l'ottenimento di power-up e nuove armi, fanno di Axiom Verge uno degli eredi diretti della scuola iniziata dal primo Metroid su NES. Peccato solo che del suo attesissimo seguito, previsto per il 2020, non se ne sappia ancora nulla. Incrociamo le dita e speriamo che faccia la sua comparsa in uno dei prossimi partner showcase. Se dobbiamo parlare di indie, Metroidvania e attesissimi seguiti, porca miseria, ma che fine ha fatto Silksong? Poracci, per me Hollow Knight è uno dei grandi capolavori di questa generazione, una produzione indie che non ha nulla da invidiare a ben più blasonati titoli AAA. Un gioco di una qualità pazzesca, un titolo che rientra nell'Olimpo dei migliori Metroidvania di sempre. Il seguito, che vedrà Hornet diventare protagonista, sembra promettere benissimo, peccato che da parte di Team Cherry tutto taccia. Annunciata a febbraio 2019, del gioco non si è saputo più nulla se non qualche sporadico update, l'ultimo risalente a dicembre 2019, dove è stata mostrata una piccola anteprima della colonna sonora e qualche dettaglio sui nuovi nemici che popoleranno il mondo di gioco. Che dire, un annuncio a sorpresa in queste settimane, magari per andare a colmare il vuoto lasciato a dicembre, sarebbe la ciliegina sulla torta per chiudere in grande stile un anno che tra alti e bassi ha saputo comunque regalare le sue grandi soddisfazioni. Non dimentichiamoci che in ballo poi c'è anche il porting di Doom Eternal, secondo capitolo del reboot della serie. Il gioco, uscito a marzo di quest'anno su Xbox, PS4 e PC, sarebbe dovuto arrivare anche su console ibrida, ma a quanto pare il porting si sta rivelando molto più complesso del previsto. Il che è un vero peccato, visto che il primo Doom del 2016 non solo è una conversione a dir poco miracolosa, ma anche un ottimo gioco che donava nuova linfa vitale alla serie, inserendo degli elementi a metà strada tra il Metroidvania e il platform all'interno della collaudata struttura da FPS frenetico. Ancora previsto per l'estate del 2020, e a questo punto direi che qualcosa è andato storto, Baldo è uno dei giochi che più attendo in assoluto su Nintendo Switch. Si tratta di un action adventure che prende palesemente ispirazione dai grandi classici della serie The Legend of Zelda, graziato però da una grafica in cel shading che non può non ricordare la magia delle produzioni targate Studio Ghibli. L'aspetto più interessante di tutti però è che si tratta di un'opera portata avanti da Napsteam, studio italiano con una certa esperienza alle spalle. C'è tantissima attesa intorno a questo gioco e Baldo ha saputo catturare l'attenzione del pubblico internazionale. Per questo il silenzio che si è creato intorno al progetto è veramente estenuante e spero che si interrompa al più presto. Non dimentichiamoci poi di Bravely Default 2, JRPG pubblicato da Square Enix. Dopo il successo di un revival come Octopath Traveler, Switch sembra pronta a raccogliere l'eredità anche della serie che ha visto i suoi albori su 3DS. Il gioco è previsto per il 2020, dopo una demo uscita a marzo, pensata per raccogliere il feedback degli utenti. Secondo me la release del gioco è dietro l'angolo e non mi sorprenderei se Bravely Default 2 si rivelasse come uno dei titoli di punta pensati per trainare le vendite della console in Giappone durante il periodo natalizio. E per finire, poracci, non solo giochi. In ballo ci sono ancora la seconda parte del pass di espansione di Pokémon Spada e Scudo, prevista per un generico autunno 2020, e il secondo lottatore del Fighter's Pass di Smash. Non sappiamo ancora quali avventure ci attenderanno nella Landa della Corona, né quale sarà la nuova aggiunta al roster di Smash dopo l'arrivo di Min Min, ma direi che ormai ci siamo, e nelle prossime settimane mi aspetto un Direct dedicato a Pokémon e al pass dell'ottava generazione, e anche un Sakurai Direct incentrato sul nuovo misterioso personaggio. E questi, poracci, erano tutti titoli latitanti all'interno della libreria Switch. Come al solito vi aspetto nei commenti, fatemi sapere di quali giochi vorreste assolutamente sapere qualcosa in più e se ci sono delle produzioni di cui magari anche io mi sono dimenticato. Detto questo, prima di salutarci, come al solito, vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Reveal, Michele è sparito, ciao!